Buongiorno a tutti, buon lunedì, inizia una delle settimane più decisive nella storia dell'Inter, perché si definisce il futuro, perché si andrà a festeggiare lo scudetto numero 19 con la curva che sta ultimando i preparativi per una grande festa, aspettando di vedere, capire quando, a che ora si giocherà, se ci saranno delle deroghe, una parziale riapertura, come verrà mercoledì per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve, che complice il pareggio del Milan incredibile contro il Cagliari, adesso si vede riaperte tutte le speranze di qualificazione alla Champions. Pensate quanto possa incidere, ha inciso il fischio, i non fischi, gli errori di Calvarese, che potrebbero far fuori addirittura il Milan dalla corsa Champions. Milan che adesso è condannato a vincere contro l'Atalanta Bergamo all'ultima giornata, supponendo che il Napoli in casa con il Verona e la Juventus a Bologna vincano le loro partite. Avevamo detto, insomma, che il Milan e Pioli, quando iniziano ad avere difficoltà, avrebbero potuto crollare, ma non pensavamo a un epilogo del genere, soprattutto a un pareggio in casa contro un Cagliari già salvo. Non sono problemi nostri, rimane l'amarezza per come sia finita la partita di Torino, anche perché è diventata la prima sconfitta del girone di ritorno. Non si potrà chiudere con un percorso netto, con un record di imbattibilità il girone di ritorno. Peccato, bisogna però comunque cercare di vincere l'ultima per la festa, per sfondare i 90 punti. Tè caldo pronto, quindi confermato questo, diciamo, obiettivo, e poi anche il record di vittorie consecutive in casa da portare a 16 e avvicinarsi al record di Mancini di 17. Peccato, con tanta rabbia che abbiamo, diciamo, respirato anche sui social, con Brozovic che ha postato una partita scandalosa con un emoticon di un pagliaccio, Perisic contro tutto e tutti, il suo hashtag, e una storia anche con l'arbitro Calvarese accerchiato, per far capire, insomma, quanta amarezza e rabbia ci sia per un rigore inesistente, a detta di tutti, anche da un certo Alessandro Del Piero, che ha poi condizionato una partita che penso il 2-2 sarebbe stato giusto. Ancora continuo a leggere di errori di Calvarese, tra questi il rosso a Betancourt, il secondo giallo, che a me invece pare l'unica decisione giusta dell'arbitro, con un'entrata non sicuramente spalla contro spalla, con anche da dietro a stoppare la corsa di Lukaku verso la porta. Sulla azione della rovesciata di Lautaro arriva prima, non possiamo parlare di gol non annullato, ma un'altra topica sicuramente quella dell'arbitro di Teramo. Qualcuno che lo conosce mi ha scritto sui social, mi ha scritto che è notoriamente un tifoso della Juve, lasciando ancora più ombre a questa designazione e a questa, diciamo, direzione di gara. Non voglio pensare però che ancora ci possano essere il tifo a livelli così alti di professionismo in Serie A dopo anche tanti anni di carriera, ma una giornata storta, come può capitare a tanti, con quel, diciamo, punto di domanda gigante del non essere andato a rivedere l'episodio chiave dell'incontro che deciderà anche la corsa Champions, con tanti milioni sul piatto, che comunque convince poco, molto poco. Settimana, dicevamo, decisiva, perché si inizia, anzi si deve definire la questione, mi sembra, Oaktree adesso in vantaggio, trattativa che però si è allungata perché il fondo americano vuole garanzie
che i giocatori migliori non vengano venduti, vuole anche un percorso già acceso per entrare progressivamente nel club, inizialmente rilevando una quota di minoranza, e poi vuole anche stabilire un possibile, probabile, diciamo, ingresso totale con una anche magari cifre già fissate per progressivamente prendersi la maggioranza del club. Sembra che sia questa la strada da chiudere entro venerdì, e quindi probabilmente il faccia a faccia Steven Zhang-Conte potrebbe slittare alla prossima settimana, ma non escludiamo nulla, perché già l'anno scorso vi ricorderete che prima dei Villabellini si videro i due e definirono la permanenza di Conte, che poi andò a Villabellini già convinto di restare senza un avvocato, quindi neanche con in testa nessun tipo di discorso riguardante rescissioni varie. Stessa cosa potrebbe avvenire a sto giro con Conte, che, come da titolo del nostro video con la super copertina di Fabio come sempre, vuole però la conferma di tutti i suoi top, a cominciare da Lautaro, su cui continuano le voci. Ventola ribadisce l'Atletico Madrid, ne parla anche la Gazzetta, non penso, vedo barra come l'Atletico, che sta vincendo la Liga con il pistolero Suarez, possa fare un affare del genere per un ruolo che non è così, diciamo, fondamentale. Una spesa poi che dovrebbe essere di almeno 80 milioni, la cifra per cui l'Inter può mettere in discussione il futuro nerazzurro di Lautaro, che con una telefonata al suo procuratore Camagno, con cui si è ricominciati a parlare di futuro, di rinnovo dopo il cambio di agenti, che ha lasciato qualche dubbio sul fatto che si possa discutere, sul fatto che il giocatore non si stia guardando intorno. Dichiarazioni del procuratore Camagno nei giorni scorsi, interlocutori, ha detto tutto in stand-by. L'Inter però ha iniziato a farsi sentire, rimetterà sul piatto la stessa offerta, diciamo, con cui si era chiuso il discorso con gli agenti Yacché e Sarate, prima che venissero, diciamo, liquidati dal Toro, che è ancora poi per vie legali con i suoi ex agenti. Stesso procuratore di Hakimi, che ancora non è stato pagato, da quanto mi risulta non ha ricevuto il pagamento della commissione che gli spettava, e dunque un motivo ulteriore che chiaramente la gente vuole vederci chiaro, così come il giocatore, così come diversi suoi compagni legatissimi a Conte per programmare il futuro con la società, vogliono prima di tutto la garanzia che Conte rimanga, e viceversa lo stesso Conte vuole che i suoi, diciamo, top giocatori, a cominciare da Lautaro, rimangano come base per continuare e proseguire nel ciclo con le adeguate garanzie economiche di pagamento di stipendi. Ne restano fuori al momento 6. Domani il Consiglio federale affronterà l'argomento per vedere se è possibile, come ha chiesto la Lega, di far slittare i pagamenti. Tutto da definire entro questa settimana, e poi l'incontro prima Steven Zhang-Conte, poi tutti insieme anche con la dirigenza, anche a dirigenza, tutti con contratti in scadenza 2022, per programmare il futuro con una situazione, diciamo, difficile, però col finanziamento già tutto potrebbe cambiare, con le adeguate garanzie che chiedono un po' tutti i protagonisti in causa, e Steven Zhang adesso dovrà dare delle risposte sul futuro, sui programmi, sui progetti, su quello che si vuole fare. Non credo che qualcuno possa accettare un obiettivo massimo di quarto posto dopo aver vinto lo scudetto. Le ambizioni sono altre, e aspettiamo appunto prima il prestito e poi gli incontri decisivi per il mercato. La fascia sinistra sembra la richiesta principale che farà Conte
alla dirigenza. Il rientro di Di Marco sembra definito, con il Verona che non lo riscatterà, in cambio avrà Radu e probabilmente girerà all'Inter Silvestri. Questo potrebbe essere lo scenario, con altri, i soliti noti per la fascia sinistra: Emerson Palmieri in pole position già da diverso tempo, che conosce Conte, che adesso vedremo all'Europeo con Mancini e che potrebbe ritornare in Italia. Però attenzione anche a Kostic, più caro, ma 46 assist nelle ultime stagioni con l'Eintracht Francoforte lo pongono sicuramente tra i giocatori più appetibili, senza dimenticare il solito Marcos Alonso, con Young ai saluti, Perisic che potrebbe essere ceduto, ma con un ingaggio da 5 milioni e con un solo anno di contratto, ormai over 30, anche qui mi sembra abbastanza difficile e complicato trovare un acquirente, sperando nell'Europeo. Vedremo i vostri messaggi ora velocissimi, per poi passare alla lettura dei giornali. Siamo tornati alla vecchia maniera. Qualcuno ha apprezzato, altri invece adesso richiedono le nuove grafiche con le prime pagine dei giornali. Non siamo mai contenti, c'è sempre un po' di critica. Mi ero dimenticato di fare gli auguri a Massimo Moratti, poi ci ho pensato direttamente ieri. Li ribadiamo anche qui al presidentissimo. Tanti auguri, anche se con un giorno di ritardo. Edo da Novara, un nostro amico juventino che ci scrive sempre: la partita di ieri credo sia stata qualcosa di inspiegabile. Sposo in pieno nelle parole di Del Piero: nel calcio di 10-15 anni fa quei tre non sono mai rigori. La condizione calvarese è stata imbarazzante. Che lo dica uno juventino, si prenda 45 like sulla nostra pagina, è tutto dire. Comunque complimenti a Edo per la sua obiettività e sportività. Alessandro Riccardi: dopo Ceccarini di Livorno, Orsato di Schio, un nuovo santo calvarese di Teramo. La cosa gravissima è che non abbia nemmeno voluto vedere il VAR. Mo Green, quelli a visionare che guardano, fanno passare la voglia di guardare le partite. Marco Cazzaniga: sono arrabbiato per la sconfitta di ieri, per come è arrivata. Fosse un tifoso del Napoli sarei preoccupato, ma come vi avevo detto, poi il Napoli senza problemi con la Fiorentina. Calvarentus non si è smentito, e poi tutti gli episodi. Pensate, Marco 89, se quel circo di ieri fosse stato decisivo per lo scudetto, altro che 98. Giancarlo Valeri: il mondo ha visto, emblematiche le risate dei commentatori della stranieri inglesi alla partita. Non riesco ancora a digerire la partita di ieri, Hank. Aspetta le feste, non dimenticarti mai la vittoria incredibile dell'Inter. Assurdo, ci abbiamo anche noi dato del nostro giocando male, e gli hanno dato due rigori. Se giocavamo bene, cosa inventava l'arbitro? Espulsione, 4-5 rigori. Lasciamo perdere, Antonio Pisanelli. Antonio Bertolini: sono interista, ma mi chiedo se oggi Napoli fa una grande partita, ma pareggio perde, ci sta nel calcio. Invece ha vinto, per fortuna, ma adesso è il Milan che rimarrà fuori. Filippo Ferreri: Marco, sei uno dei pochi giornalisti onesti, dici le cose come stanno, anche contro l'Inter quando lo ritieni opportuno. Grazie. Quadrato da un calcio a Perisic, prende rigore, assurdo. Simone Vigliavacca: un fino al confine con emoticon. Francisci Giovanni: il problema più grosso è che da decenni si parla di questa vergogna e non si fa niente. Tolto il periodo di Calciopoli, ti chiedi perché. Non c'è mai da meravigliarsi, Alessandro Rossi: Calciopoli non è mai finita. Fortuna volle che già avevamo vinto prima. Luigi Zelli: Franco Iseppi, sono troppo arrabbiato, sempre e solo quando giochiamo contro la Juve succedono certe cose. Fabio: fanno passare la voglia di seguire il calcio, già solo dal titolo metto like, non dobbiamo scoprirlo adesso che i giornali sono contro di noi. Tommaso Giannuzzi: Mauro Boi, 11 uomini dietro alla palla, hai detto bene.
Enrico ieri sera per l'ennesima volta uno spettacolo deprovevole sia a livello mediatico che soprattutto arbitrale. Marco, ricorda questi commentatori dei giornali che fallo su Lautaro è uguale a quello subito da Sanchez e ora è infortunato. Quadrado ha sbagliato il mestiere, doveva fare il bagnino. Ma il bagnino non si tuffa. Marco, spiegami, Mirko da Udine, le pubblicità sui video sono casuali? Assolutamente sì, non credo che Juventus TV voglia pubblicizzarsi qui, però vedo spesso anche altre cose, anche positive. Ciao Marco, la Juve in 10 che si difende in 11 nel secondo tempo è la cosa più bella che ho sentito. Abbiamo fatto un po'... Il silenzio andrà avanti finché non parla con Zhang, Silvia, assolutamente, ma qualcosa si poteva dire, mi dispiace doverlo dire, oggi tifo Napoli e Milan, però Marco, il Milan non ce l'ha fatta. Il secondo giallo mancato nel primo tempo a Kulusevski per un fallo in ritardo su De Vrij, nessuno se ne parla, no, noi abbiamo sottolineato anche le proteste di Chiellini già ammonito, che potevano essere da cartellino rosso. Mimmo la sorsa, ma solo io sono felice di questa stagione? Non credo proprio, però amarezza per quella sconfitta rimane. Rimane, ultimi messaggi, titolo del video azzeccatissimo, quadrato dell'anticalcio, per il resto mi taccio, Antonio 86, ho una rabbia incredibile, Mauro Rosati, però adesso prepariamoci alla festa, alla Coppa dello Scudetto. Quello che è successo la partita fa capire quanto marcio c'è, Sarino. Un abbraccio anche a Marco Zorro e a tutti gli altri. Aspetto naturalmente domani ancora i vostri messaggi e vi attendo in live stasera ancora per fare un punto del campionato, della situazione anche in casa Inter e di tutto quello che può accadere. Andiamo adesso con le ultime notizie on page di Sport Mediaset, appuntamento 13:15 come sempre tutti i giorni, dedicata adesso all'incubo del Milan, la paura complica la strada Champions, la stagione ora passa da Bergamo, Coppa Italia o Champions, i dubbi e le scelte di Pirlo che si gioca tutto in una settimana prima dei saluti che ormai è stato deciso. E poi De Zerbi che vorrebbe Sensi allo Shakhtar Donetsk, Zidane non ho detto ai giocatori che vado via, ma anche lì si va verso i saluti. Inzaghi si affida al fratello Simone, speriamo fermi il Torino per poi giocarcela col Benevento bloccato dal Crotone che adesso deve solo sperare nella Lazio nel recupero. Juve-Inter, Brozovic non ci sta, scandaloso, anche Perisic polemica, espulsione di rigore e falli, serata da incubo per Calvarese. Andiamo ai giornali, in prima pagina l'incubo del diavolo del Milan che rischia di rimanere fuori dalla Champions dopo il pareggio con il Cagliari già salvo e anche un paio di miracoli di Donnarumma che hanno evitato la incredibile sconfitta interna di un Milan che a San Siro fa sempre una fatica incredibile. Brivido Milan è il titolo della Gazzetta, deve battere l'Atalanta, Juve pronta al sorpasso, Napoli quasi fatta, resta l'ostacolo Verona, poi rinnovo di Lautaro, via il dialogo, Conte avvisa l'Inter, è una priorità. Batticuore Milan e i problemi degli altri di cui ce ne infischiamo. Andiamo alle pagine dedicate all'Inter, si parla appunto della priorità del rinnovo di Lautaro e della sua permanenza, una telefonata non risolve i problemi ma può migliorare gli umori, l'Inter ha aperto il dialogo su Lautaro Martinez anche con il suo nuovo agente Alessandro Camagno, per il momento non si può andare oltre, se fosse una partita di calcio potremmo dire che l'Inter ha cominciato il secondo tempo di un match che pensava già chiuso al 45esimo, poi il cambio di agenti e bisogna ricominciare da capo. Lautaro piace a tutti, soprattutto all'Atletico Madrid, la squadra alla quale l'Inter lo aveva soffiato nell'inverno 2018, era addirittura andato a fare le visite mediche a Madrid, se vi ricordate, poi il blitz di ausilio in Argentina con l'aiuto di Aver Zanetti e Milito per riportare Lautaro.
verso il nerazzurro. Lautaro piace anche all'Inter, ha un contratto fino al 2023, non va in scadenza e dunque il potere contrattuale del club è elevato. Solo un'offerta da 80 milioni in su potrebbe far vacillare l'Inter, in fondo la stessa cifra su cui si ragionava con il Barcellona, ma in questo momento chi può garantire una cifra simile? Se si dovesse fare una classifica degli incedibili, Lautaro oggi arriva subito dopo Lukaku e Barella, e io penso che il Real Madrid potrebbe fare dei discorsi, come già avevamo detto un anno fa, perché appunto bisogna pagare tre quarti di Hakimi e potrebbero pensare anche con un giocatore ad arrivare ai 100 milioni, che sistemerebbero tutti i problemi dell'Inter. E allora rieccoci alla telefonata. Nelle ore precedenti a Juve-Inter, toni distensivi, l'Inter ha ribadito voler allungare il contratto di Lautaro, la ritengono una priorità sulle stesse basi già trattate con i vecchi agenti, ovvero i famosi 4 milioni e mezzo più bonus senza clausola. Non è questo il momento di scendere nei dettagli, le parti si riaggiorneranno dopo i vari incontri della settimana, quando l'operazione finanziamento sarà completata, le casse del club respireranno. Si potrà scendere nel dettaglio alla programmazione tecnica e soprattutto verranno pagati gli arretrati di stipendi. È chiaro che con Lautaro oppure con gli altri in odore di rinnovo il discorso legato al contratto sarà anche l'occasione per discutere gli stipendi arretrati, aspettando appunto la proposta generale della Lega, che domani verrà discussa dalla FIGC, e non crediamo poi che l'asso calciatori sia d'accordo con un Lautaro che ha postato campione d'Italia siamo noi. Poi facce nuove, Perisic e Young ai saluti, a sinistra ne servono due, Di Marco il primo nome, la fascia sarà rivoluzionata, oltre all'ex ora a Verona si punta uno tra Emerson Palmieri, Alonso e Kostic, come vi ho detto, e lo scontro Lega AIC sugli stipendi, arriva la norma antidebiti, oggi il Consiglio federale, tutto sulla crisi del club, le posizioni sono distanti, Gravina propone la regola per non superare il monte ingaggi di quest'anno, vedremo come si uscirà da questa situazione così difficile. Corriere dello Sport, i problemi del Milan, ma soprattutto la settimana dei conti per l'Inter che verrà venerdì, dovrebbero essere sbloccati i 200 milioni destinati alla holding del gruppo Suning, prestito, dilazione dei pagamenti, incontro tra Zang e Conte, la società programma il futuro, poi la rabbia croata contro Calvarese, i post di Brozovic e Perisic, una settimana decisiva, tutti i segnali indicano che nei prossimi giorni il futuro dell'Inter avrà contorni più chiari, tanto per cominciare ormai addirittura d'arrivo l'operazione prestito che farà arrivare 200 milioni nelle casse di Great Horizon, la holding lussemburghese di Suning, già domani si capirà se certe urgenze di cassa diventeranno meno stringenti, visto che la Serie A porterà in Consiglio federale la richiesta per gli slittamenti dei pagamenti ai calciatori. E poi si avvicina il momento del confronto tra Zhang e Conte, la logica fa credere che si scavallerà la prossima settimana, ma attenzione ai depistaggi, è evidente che con la certezza del prestito in mano il presidente Nerazzurro avrà maggiori elementi e argomentazioni per programmare e illustrare i suoi piani all'allenatore. Solo che la volata tra Bain Capital e Oaktree non è ancora un vincitore, a seconda di chi la spunterà. Gli scenari del club nerazzurro sono destinati ad avere connotati differenti. In gioco ci sono una serie di clausole che stabiliranno i vincoli che legheranno l'Inter al fondo. Oaktree, ad esempio, punta a mettere in piedi un'operazione più complessa e non limitata al semplice prestito. Tornando ai piani di Suning per l'Inter, è perfino superfluo sottolineare che siano l'aspetto determinante per la decisione di Conte. È vero che la sua priorità continua a essere quella di restare, ma ci deve essere un indirizzo per ciò che attende l'Inter. Si può anche abbassare l'asticella, ma occorre farlo con una programmazione, non con la prospettiva di vivere alla giornata o senza la garanzia di non ritrovarsi nuovamente le difficoltà superate in questa stagione. Lo stesso discorso per la dirigenza, e non è da escludere che si possano prendere strade differenti sulla stessa linea. Vediamo velocemente anche il Corriere della Sera, che analizza la situazione in casa Inter, concludendo un po' come vi diciamo da tempo, che non si può in questa situazione escludere nulla, neanche un addio clamoroso o la stessa permanenza.
L'Inter snobba i fischi di Calvarese, più attenta alle mosse di Zangar, che viati gli errori dell'arbitro con la Juve, Conte attende il vertice presidenziale. Vediamo se riusciamo a... Eccoci qui. Un po' come il tira e molla in casa Inter, dove alla squadra mancano 6 mensilità di stipendio all'appello. Il Consiglio federale oggi valuterà uno slittamento dei pagamenti. L'ambiente si fa delle domande sui progetti di Zhang. Giusto tornare in Italia per celebrare lo scudetto della squadra da lui messa insieme. Improvvido farlo senza avere in mano la soluzione pronta. Dopo l'Udinese il presidente dovrà parlare con Conte e la dirigenza in una sorta di incontro plenario per spiegare quale strada vuole percorrere. Cosa attende l'Inter nella prossima stagione? Quali conseguenze possono esserci sull'allenatore, sui giocatori da cedere, sulla dirigenza? Insomma, se dopo un miracoloso scudetto le ambizioni rischiano di essere riposte in un cassetto, chiudere un ciclo prima ancora di aprirlo, è uno scenario che purtroppo non si può escludere. Ombre e dubbi sul Corriere della Sera. Concludiamo oggi con Tutto Sport. Le 3 mosse di Zhang. Un piano per convincere Conte, la firma dell'accordo sul prestito, il tema stipendi allargato alla Serie A, la garanzia di competitività. In settimana può essersi già la fumata bianca dopo gli ultimi colloqui con Oaktree, che sembra la soluzione, con lo Shakhtar di De Zerbi che vorrebbe portarsi dietro Stefano Sensi. Vedremo se potrebbe essere una soluzione, la maglia di serpente che sembra un po' più nerazzurra ma lascia parecchi dubbi, e poi Brozovic rosso di rabbia, partita scandalosa, Perisic contro tutti e tutti, Lautaro è campione d'Italia, siamo noi, con una chiamata dalla Cina per Stramaccioni, ex che rimane l'ultimo ad aver vinto a Torino. Purtroppo direi che ci siamo, appuntamento in live questa sera 13.15 Sport Mediaset Italia 1. Come sempre sintonizzati, fate andare i like e condividete il video per aiutare un po' il canale. Buona giornata ancora a tutti.